fronte alla crisi culminata nel recente bombardamento aereo-missilistico di alcuni siti siriani, sospettati di produrre armi chimiche, come Lega esprimiamo un apprezzamento per la cautela e direi anche per l'equilibrismo usato dal Presidente Gentiloni e dal suo governo. Del resto la frase sostegno logistico ma non militare è un po' in stile convergenze parallele. È altrettanto però vero che l'azione politica, di politica estera del suo governo è stata nel tempo assolutamente irrilevante. Non bisogna essere esperti di politica internazionale per comprendere che i nostri partner non ci abbiano minimamente considerato. Comunque, a prescindere dalle varie posizioni e sensibilità politiche presenti, noi condanniamo come Lega ovviamente l'utilizzo delle armi chimiche, anche se qualche volta ci piacerebbe anche vedere qualche prova certa della presenza di queste armi chimiche. Un'agenzia stampa proprio dell'ultima ora dice che i militari russi hanno trovato sì delle armi chimiche, ma nelle mani dei ribelli. Ma al di là di questo, stiamo ancora aspettando le prove delle armi chimiche di Saddam Hussein. Stiamo ancora pagando per gli errori, e quindi pagando le conseguenze per gli errori fatti nella guerra in Libia. Noi non abbiamo mai messo in discussione l'Alleanza Atlantica, e questo ci teniamo ovviamente a ribadirlo, ma mettiamo sì in discussione il ruolo che ha avuto l'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite in questa crisi, e non solo. Un'Unione Europea molto celere nell'intervenire nei nostri affari interni, ma assolutamente, totalmente assente di fronte a questioni rilevanti di politica internazionale. Come sempre ci viene da dire, la Mogherini non pervenuta. Ci troviamo di fronte ad un'Unione Europea forte con i deboli e debole con i forti, che è l'esatto contrario di quello che noi pretendiamo e chiediamo. A noi della Lega piacerebbe invece un'Italia e un'Europa non in condizione di sudditanza nei confronti degli alleati, ma con un ruolo attivo, politico, diplomatico, che tra l'altro storicamente ci appartiene. Dov'è finita la diplomazia italiana che portava a casa anche dei risultati concreti? Che purtroppo, dicevo, un ruolo politico attivo e diplomatico che cerchi di evitare quei danni prodotti da dimostrazioni muscolari tra Stati Uniti e Russia, che rispondono a volte a logiche di politica interna. Il nostro Paese ha molto da guadagnare dalla ricomposizione delle tensioni e dalla pace, e tanto da perdere dall'eventuale affermarsi di uno scenario di contrapposizione tra Occidente e Russia, che anche lo stesso Israele sembra non desiderare. Vogliamo un governo che incoraggi un percorso di riconciliazione nazionale in Siria e nell'intera regione medio orientale, e che favorisca il dialogo tra Stati Uniti e Russia, ma in termini concreti. Che, signor Presidente, stando a quanto abbiamo sentito noi stasera, sembra che l'Italia abbia giocato un ruolo nello scacchiere internazionale fondamentale. I fatti purtroppo dicono il contrario. Oggi abbiamo bisogno di fatti e non più di parole. Grazie. Do la parola al senatore.